È un'offerta di grande spazio e versatilità, quella del marchio Dacia, che oggi rinnova una delle colonne portanti della sua gamma, tanto in termini di vocazione familiare quanto di grande maestria nel sintetizzare i costi di acquisto e di esercizio. Oggi la nostra protagonista è la Logan MCV. MCV sta per Multi Convivial Vehicle, e diciamo che già nel nome porta la promessa di riuscire ad ospitare a bordo i passeggeri con grande agio e comodità. L'impostazione della vettura rimane quella della serie precedente, con la rinuncia però ai 7 posti opzionali, ai quali Dacia dedica un modello a parte, la più grande multispazio Logi. Soprattutto all'interno viene confermata l'idea della sostanza libera da quelle piccole grandi soluzioni che, se facilitano la vita, inevitabilmente appesantiscono poi il conto finale. Vedi i comandi dei finestrini allocati in una posizione un po' poco intuitiva nella parte bassa della plancia. Comunque, anche se non ricercato, l'abitacolo è spazioso e anche dietro è buono l'agio regalato ai 3 passeggeri in lunghezza, larghezza e altezza. La Logan è costruita sul pianale della Sandero e alla nostra piace darlo a vedere, basta guardarla in faccia, dove porta inequivocabilmente i segni della più venduta della gamma. Anche al volante non arrivano che conferme di quanto già sappiamo: la bontà dei 1.5 diesel, specie di quello in versione da 90 cavalli, silenzioso e ben reattivo, non per niente di questo propulsore ne hanno venduti finora più di 10 milioni. Bene anche i 3 cilindri benzina, sterzo troppo morbido, il che non è il massimo quando ci si voglia prendere una pausa dall'andatura turistica e spingere un po'. Idem le sospensioni molto soffici, ma questo, non dimentichiamolo, è un beneficio indiscusso per il comfort, al quale la Logan familiare è dopo tutto consacrata. Il listino, neanche a dirlo, posiziona la Logan MCV là dove nessuno osa. 8.900 euro la versione base.